Allora possiamo iniziare. Allora, a nome dell'AMIT do il benvenuto a Rossana Campo, e ringrazio Clara Ferri della Libreria Morgana, Francisco Perez, anche lui dell'AMIT, e ovviamente Raffaele Cesana della NS UNAM di Morelia. E cedo la parola Aspetta. a Clara. Sì. Bene, per me è un grande piacere avere Rossana Campo tra i nostri invitati in questo ciclo di incontri con alcune voci della letteratura italiana che si chiama Parole da Oltremare, che abbiamo organizzato tra la libreria e l'AMIT, proprio per il pubblico messicano, ma non solo, no? Ci segue magari anche qualcuno dall'Italia o da altri paesi. Il bello di questa dimensione virtuale è proprio quello, di riuscire ad avere un contatto con gli autori che difficilmente avremmo avuto in persona perché è sempre più costoso, più difficile, no? E per me è importante, è una bella occasione di conoscere Rossana Campo in persona perché è una delle autrici che ho venduto per tanto tempo. Magari non lo sai, ma i tuoi libri sono stati venduti a chili in questa libreria. È stata una delle prime anche autrici che ho iniziato ad avere quando ho iniziato, l'ho aperta nel 2000, quindi i primi libri di Rossana Campo sono stati tra i più venduti, soprattutto negli anni 90, no? Rossana Campo è nata a Genova nel 63 vive tra Parigi e Roma, da quello che ho potuto sapere. E quindi, diciamo, ci sono queste tre città che a volte sono presenti, soprattutto Parigi e Genova, no? Nei suoi libri. È una scrittrice che ha scritto molti libri, 20 e passa libri. I primi sono degli anni 90, appunto, il primo in principio erano Le Mutande del 92, da cui poi è stato tratto un film del 99, e molti altri, Il Pieno di Super, Mai sentita così bene, che è un romanzo a cui sono particolarmente legata perché è stato il primo che ho letto e che mi ha fatto tanto ridere, no? E in quegli anni, soprattutto perché come italiana emigrata in Messico, mi sono un po' ritrovata tra questo gruppo di italiane emigrate a Parigi che si ritrovano eccetera. Quindi mi ha fatto tanto ridere altre persone come me che sono emigrate in quegli anni. E comunque Rossana Campo ha scritto molti libri, ne ha scritti, mi sembra, 11 con Feltrinelli, mi sembra di aver capito, fino al 2010. E successivamente mi pare di capire che non hai più un contratto fisso con una casa editrice come Feltrinelli, ma hai pubblicato con altre case editrici come Mondadori, Gallucci per i Per i libri dei bambini. bambini, Adesso pubblico con Bompiani, i miei romanzi con Bompiani. Bompiani. Sì. Ecco, Bompiani, ho visto che hai appunto ampliato l'orizzonte. Sì. Benissimo. Bene, i tuoi romanzi hanno sempre come protagoniste quasi sempre le donne, a volte sono romanzi più corali, a volte hanno una protagonista, però in genere sono sempre le donne in primo piano e sì, spesso appunto sono scritti in prima persona, quindi viene da pensare che dietro i personaggi ci sia tu proprio, no? In alcuni casi ci sei, perché per esempio uno degli ultimi libri, dove troverete un padre come il mio, è chiaramente la storia di tuo padre, tu che racconti la storia di tuo padre, quindi dichiaratamente sei tu. In altri casi ci sono dei personaggi che però sembrano assomigliarti molto, no? Beh, quello, scusa se ti interrompo, il libro su mio padre è un memoir, quindi è dichiaratamente autobiografico. Nei romanzi non è sempre la mia storia, ovviamente parto Certo. da spunti della mia vita, però il romanzo, come sapete benissimo,
è anche altre. Infezione, per forza. Ci mancherebbe, vero? Soprattutto i noir, perché tra i vari romanzi ci sono anche un paio di romanzi noir, quindi come Mentre la mia bella dorme o Il posto delle donne, per esempio, no? I tuoi romanzi comunque parlano spesso di amicizia tra donne, anche amore, no? Però c'è sempre questo elemento femminile molto presente, e attraverso queste storie che racconti, però emerge, che sono spesso molto divertenti, esilaranti, eccetera, ci sono comunque delle cose che evidentemente vuoi esprimere al pubblico lettore, soprattutto sulla condizione della donna, sul fatto di poter rompere determinati concetti che ereditiamo dal patriarcato, dalla cultura patriarcale in generale, no? Questo si nota, è molto presente nei tuoi romanzi. C'è sempre una riflessione che, anche quando stiamo ridendo, quando ci stiamo divertendo nella lettura, ci porta a pensare magari anche alla nostra vita come donna, io parlo come donna lettrice, che appunto si diverte nel leggere i tuoi romanzi, ma allo stesso tempo a volte si ferma a riflettere su determinate cose. Mi viene in mente, per esempio, un racconto che hai scritto per La Smemoranda, si chiama Il Regipetto, che è un racconto che tra l'altro io insegno traduzione, ho usato con le mie studentesse, i miei studenti, erano un gruppo di tutte donne, ed è piaciuto molto, no? Perché nonostante sia un racconto molto, molto umoristico, no? In un certo senso, però ha un messaggio di fondo, che è quello di non seguire determinati mandati, no, del patriarcali, no? Che una nota femminista italiana, anche lei emigrata in Messico, che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, Francesca Gargallo, diceva: bisogna rompere con questi mandati del patriarcato. E in questo racconto, per esempio, nel Regipetto, tu lo esprimi molto bene, no? Che racconta la storia di una donna che nell'ora di pranzo ha un appuntamento con un uomo, no? Un appuntamento galante, come diremmo in Messico, e che alla fine decide di non cedere ai ricatti di questa persona, in un certo senso, no? ai desideri di questa persona, e di continuare con la sua vita, no? Senza dover sempre soddisfare i desideri degli uomini. Ecco. Allora, la mia prima domanda è proprio questa: se ci vuoi spiegare qual è un po' il tuo spirito quando scrivi questi romanzi, cioè a chi ti rivolgi, perché c'è questa attenzione costante alle tematiche femminili, diciamo, una tua scelta, è una tua posizione, una politica, oppure è una cosa che ti nasce spontanea, naturale, di cui vuoi parlare perché è quello che ti preme di più, non so. Sì, grazie. Tanto grazie per l'invito, per questo incontro. Ma io non lo so, penso che sia difficile, quando si scrivono romanzi, partire da una teoria, un concetto, no? Adesso scrivo questo romanzo sul cambiamento climatico. Io credo che i romanzieri, le romanziere, siano mossi sempre da cose personali, dalla loro vita, da quello che vedono, da quello che vivono, da quello che sentono, no? E io ho iniziato a scrivere i primi racconti che ero proprio ragazzina, avevo 14-15 anni, e ovviamente non avevo ancora letto Simone de Beauvoir, Virginia Woolf o altre, come dire, grandi pensatrici, filosofe femministe, però mi interessava così raccontare la vita delle donne, mi interessava raccontare la vita delle donne che vedevo intorno a me, ovviamente a partire dalle donne della mia famiglia, le mie amiche. Le trovavo un pochino più interessanti, mi scusino i signori uomini, le trovavo un pochino più interessanti anche come, ecco, questo, per esempio, io lavoro sempre moltissimo con i dialoghi, no? Anche questo non è un partito preso teorico.
ho sempre avuto orecchio per i dialoghi, mi intrigava ascoltare, spiare a volte quando ero piccola i dialoghi fra donne, no? C'è tutto un mondo segreto, forse è passato di più, ma c'è ancora adesso. Un mondo segreto delle donne, quando le donne parlano fra di loro, le cose che si raccontano ovviamente è molto diverso quando entra in campo un uomo, no? Allora mi interessavano poi tutte queste cose ovviamente legate al sesso, mi ricordo i primi discorsi che intuivo sul sesso, sulle mie cugine più grandi, no? Scritto in principio erano le mutande, c'erano i dialoghi delle cugine porche, come le chiama la protagonista, il sesso, anche cose, insomma, gli aborti, no? Che ovviamente non sono cose così da ridere, però era qualcosa di intrigante, perché si sentiva era tutto un mondo nascosto di cui che riguardava moltissimo, no? La vita delle donne, gli amori, la sessualità, le conquiste, i tradimenti, ma ufficialmente non si parlava, no? Di questo. Questo ovviamente in Italia, no? Che abbiamo questa la cultura cattolica, anche chi non è praticante, non è credente, in Italia, ma non solo, non è solo una cosa italiana ovviamente, quindi c'era questa specie di scissione, no? Fra quello che le donne dovevano essere, la buona madre, la buona moglie, ovviamente senza pensieri peccaminosi, senza desideri, senza voglie, senza grilli per la testa, c'era questo modo di dire in Italia, io quando ero piccolo, i grilli per la testa, che io trovo molto bello, no? E allora le donne dovevano essere questa immagine finta, stereotipata, perché nessuno può essere solo questo, no? Nessuno può essere solo ad operare la propria vita solo al servizio degli altri, solo alla cura degli altri e a esaudire i bisogni e desideri altrui, no? E c'era questa grande energia che io sentivo come inespressa, no? Che era invece la realtà delle donne. E da subito, io mi ricordo la prima raccoltina di racconti, 5 racconti casalinghi fatti in casa, battuti sulla macchina da scrivere Olivetti, avevano come titoli tutti i nomi di donne, no? Ed erano 5 storie di donne. Quindi io naturalmente sono stata sempre interessata al mondo, ai dialoghi, alle chiacchiere delle donne, no? E sono andata avanti così. Adesso ho 58 anni, sono sempre lì, forse non so se è un buon segno, però... ovviamente crescendo, studiando, ho fatto lettere a Genova e mi accorgevo di alcune cose come, per esempio, la letteratura italiana, non solo, la letteratura ci fanno studiare, c'erano i grandi autori, no? E poi c'era l'angolo, che io lo chiamavo il pollaio delle galline, c'era il gruppetto delle autrici, no? Per esempio nel Novecento, nella letteratura italiana, c'erano i grandi autori, e poi c'era il pollaio, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Anna Banti, no? E voglio dire, fra Elsa Morante e mettiamo Moravia e Pasolini, io trovo infinitamente più interessante Elsa Morante, per esempio, no? Allora lì è diventato anche, come dire, un partito preso politico, nel senso di politica delle donne, di femminismo, perché a questa naturale attenzione e interesse, no? Passione proprio per, dico, soprattutto i dialoghi delle donne, le storie raccontate dalle donne, ovviamente ho cominciato a leggere e a studiare anche la critica femminista e mi viene in mente c'è questa scrittrice che io amo moltissimo, Grace Paley, grandissima maestra del racconto americana, che scrive proprio parlare di donne è un atto politico. E questa è una citazione che avevo preso e l'ho messa anche in un mio romanzo. Allora credo che scrivere, parlare di donne, adesso credo sia anche un atto politico. Ovviamente, per esempio, quel racconto che tu citavi, me lo ricordo bene, come dire, anche lì da una parte nasce proprio da una serie di racconti, di discorsi. Lì c'è una donna che entra in una relazione... un po' sadomaso, no? Lui comincia a mandarle dei messaggi con dei riferimenti al sadomasochismo, certi giochi di ruolo e tutto. Lei è un po' così sottomessa, un po' vittima, un po' non molto consapevole, inizia questa relazione e poi lì mi sono proprio divertita perché alla fine va via da questo albergo, lo manda al diavolo e c'è proprio una sparata veramente femminista, no? C'è tutto un elenco di cose legate alla sottomissione femminile. Allora, io penso che sempre un po'
sia così per uno scrittore, no? C'è qualcosa che ti interessa per te, per la tua storia, per le relazioni che hai, la famiglia in cui sei nata, eccetera. E poi ovviamente c'è anche in genere c'è anche una presa di consapevolezza politica ovviamente in senso lato e in senso nobile del termine, no? La politica dei partitelli, così, che vediamo in Italia e come sempre non solo in Italia. E quindi questa è un po' la mia poetica, diciamo. Poi credo che i miei primi romanzi credo che siano più comici, cioè c'è un registro comico più usato, più adoperato, c'è anche una deformazione del linguaggio, nel senso del linguaggio parlato, che si presta, no, a un uso comico anche, un punto di vista. È una delle ragioni per cui è anche molto usato, i tuoi testi vengono molto usati nelle lezioni, no? Visto che abbiamo un pubblico anche di professori, proprio per avvicinare i lettori, quindi gli studenti, a una lingua parlata, al cosiddetto, quello che i sociolinguisti chiamano l'italiano neostandard, no? E quindi con tutte queste varianti. Ecco, sì, però anche lì volevo dire, questo, cioè, c'è stato anche un equivoco dall'inizio, da quando ho iniziato a pubblicare nel 1992, perché per me, venendo poi da Genova, Sanguinetti, Gruppo 63, eccetera, eccetera, per me era un'operazione letteraria questo, no? L'abbassamento linguistico è un'operazione letteraria. Io credo, adesso non per fare la vittima, che non me ne frega proprio niente, non è proprio la cosa che mi interessa, però quando sono usciti i miei libri, anche quelli di Silvia Balestra, che tutte e due abbiamo, no, dei punti di contatto su questo lavoro, sulla lingua parlata, eccetera, hanno detto, vabbè, i critici, diciamo, i detrattori, vabbè, è come una specie di registrazione del parlato. Allora, non è una registrazione del parlato, perché se provate a registrare delle persone che parlano, e poi trascrivete, non esce niente, no? La lingua parlata è piena di incisi, è piena di si aiuta ovviamente, no? Nel movimento del corpo, delle mani e tutto quanto. Per me era proprio era un lavoro letterario che discendeva poi da, ovviamente anche c'era Celati, c'era Tondelli, Manganelli, ovviamente, insomma, tanti altri autori. Io credo che in quanto donna giovane che pubblicava, non è stato, non si è voluto vedere questo lavoro letterario. E io credo che nessuno parli così, perché ovviamente per me era tutto un lavoro anche di ritmo, no? La lingua narrativa è questione di ritmo. Credo che, insomma, i buoni scrittori e le buone scrittrici si riconoscono da questo: c'è un ritmo, c'è uno stile e è un ritmo nella lingua, non è. Non adoperi la lingua per dire qualcosa, no? Se sei uno scrittore ti interessa comunque questo della lingua. E quindi, vabbè, qui ci sarebbe da dire un sacco di cose, però non voglio parlare solo di questo. Però a me interessa moltissimo questo lavoro sulla lingua, cioè non è solo come mi interessa e mi piacciono i miei personaggi che allora erano ragazze, ragazzine sballate che vanno in giro, si ubriacano, scopano, eccetera. Sono personaggi che mi piacciono perché trovo moderni e tutto quanto, però da scrittrice mi è sempre interessato moltissimo questo lavoro, no? Di stile e di ritmo della lingua. E secondo me non è stato molto messo in rilievo. Comunque, come dire, dormo lo stesso, la notte dormo lo stesso, ecco. Grazie Rossana e buon pomeriggio e ciao a tutti. È un piacere averti qui, grazie mille per aver accettato l'invito di Clara Edoardo. Ma guarda, io sono totalmente d'accordo come semplice lettore, no? Proprio dei tuoi romanzi. Credo che vi sia un lavoro letterario sulla lettera, sulle parole, molto chiaro, ma vi è anche, oltre a questo lavoro, una sensazione per noi lettori, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno quando abbiamo fatto un po' la scaletta dell'incontro, del tuo stare, lo dichiari anche, no? Dello stare a tuo agio con l'attività della scrittura. Però io aggiungerei anche, credo che qui voglio un attimo esattamente rivendicare il valore del tuo lavoro letterario.
voglio aggiungere la questione tecnica, nel senso che è anche la questione ricettiva, no? Dell'estetica della ricezione. Vorrei aggiungere un po' questa questione tecnica legata al lettore, che tu, al narratore, alla narratrice che usi praticamente sempre, perlomeno nelle cose che ho letto, in principio erano le mutande del 1992, ma è sentita così bene che anche a me è piaciuto tantissimo per distinte tematiche, macro tematiche. Del 1995, mai sentita così bene, fino ad arrivare a Cati, una favola di potere del 17, che pubblichi con Bompiani, c'è non solo la presenza di una narratrice, ma c'è anche proprio un uso, per esempio, del discorso indiretto libero che tu usi in forma molto puntuale, ricreando un ambiente che prima di tutto è intimo. Ed è molto femminile, chiaramente è un ambiente che giustamente, politicamente, sono totalmente d'accordo. La scrittura, la letteratura sono attività politiche, cioè poi possono essere più o meno di intrattenimento, però c'è una componente politica importante, sempre da valutare. Ecco, la domanda è tecnica e ricettiva. All'ora della creazione, nella tua scrittura e nel risultato che poi dà la tua creazione, ecco. Qual è stata la ricezione del pubblico maschile? Cioè, poi tu hai notato, perché c'è la scelta politica, ma poi c'è la questione estetico-ricettiva, quindi tu che sei addentro, cioè che tipo di differenze hai notato dal punto di vista, scusami la domanda, poco transgenerica, no? Poco transgender, i generi maschietti, come hanno ricepito nel corso degli anni, perché ormai tu scrivi da 30 anni, quest'anno sono 30 anni, insomma, mica sono pochi. E poi ci saranno anche pubblicazioni da giovanissima, da piccola, no? In base alle tue memorie. Ecco, qual è la differenza? Il pubblico maschile, come ha sempre letto, qual è la ricezione del pubblico maschile? Ma io vedo tanto molto diverso, per esempio, l'Italia dalla Francia, no? Anche se in Francia non sono usciti tutti i miei libri, però insomma, un certo numero di libri e soprattutto quando sono usciti abitavo lì a Parigi e quindi mi arrivavano. So, poi i francesi, per esempio, scrivono molto agli autori, no? Scrivono le lettere, ti dicono tu paginate, ti dicono le impressioni, tutto quanto. Quindi c'è stato un po' di differenza. Ma diciamo, in Italia, non so se vi ricordate questa notizia, se per caso l'avete saputa, mi ricordo qualche anno fa il direttore delle Feltrinelli di Bologna aveva dichiarato a un giornale che lui non leggeva scrittrice. No? E c'era stato un mezzo putiferio perché, come dire, potranno anche essere i tuoi gusti, vabbè. Preferisci leggere scrittori, come direttore delle Librerie Feltrinelli te la dovresti tenere per te, no? Queste opinioni. Però ha detto qualche cosa che secondo me è vero, cioè la maggior parte dei lettori di narrativa in Italia sono donne. Gli editori parlano addirittura di un 70-80%. I lettori sono lettrici di narrativa, no? E io oramai appunto, dato che sono molti anni che pubblico e mi scrivono adesso ovviamente prima all'inizio le lettere, poi scrivono i messaggi su Facebook e tutto, e devo dire che mettiamo questa piccola statistica, su 10 lettori, 8 sono donne e 2 sono uomini gay. Quindi poi ogni tanto ovviamente c'è anche qualche lettore etero, cis, come si dice. Però la maggior parte, ma credo che non sia solo il caso mio, la maggior parte delle lettrici in Italia, dei lettori sono lettrici. Allora, io ovviamente non è che scrivo pensando, ah, questo è il mio target, no? Quindi io da sempre, da prima anche, da quando ho iniziato a scrivere e non pensavo neanche che qualcuno un giorno mi pubblicasse, no? Scrivo le storie che mi interessa scrivere, quindi questo è. E devo dire un'altra cosa curiosa, per esempio. Io faccio anche dei laboratori di scrittura autobiografica, preferisco chiamarli perché mi interessa far lavorare insomma su qualche cosa che riguarda quello che abbiamo vissuto invece che inventare, no? Il fantasy, così non mi interessa molto. E all'inizio ho iniziato in alcune scuole di scrittura, arrivavano sia donne che uomini, pian piano sempre più donne e adesso 100% donne le mie allieve. Quindi io credo proprio che ci sia qualche cosa di
riconoscere un mio discorso che alla fine vi ho detto non sono, come dire, una donna che odia gli uomini e vuole togliere gli uomini dal mondo, no? Però questo discorso di raccontare sempre storie di donne dal punto di vista delle donne, eccetera, eccetera, allontana gli uomini, soprattutto gli uomini italiani, devo dire. E, in Francia ho visto, mi hanno scritto un po' di più di lettori, facendo anche delle notazioni sul linguaggio, perché ho avuto dei buoni traduttori e hanno cercato, ovviamente con un'operazione linguistica completamente diversa, però hanno cercato un equivalente, no, della mia lingua in francese, e quindi c'era molta attenzione al discorso linguistico. Però, insomma, credo che noi donne siamo abituate da sempre a leggere le storie degli uomini, a immedesimarci anche in storie scritte da uomini, anche in personaggi maschili. Gli uomini sono un po' meno desiderosi di far questo, no? Vedo che Clara annuisce. Sì, no, se Edoardo mi permette, grazie. Solo una questione, anche dal punto di vista didattico, no? Per esempio, chi studia letteratura in un 65, quasi 70% sono le donne, sono le ragazze. Quindi questa è una questione importante, soprattutto, scusami, in termini di canone, perché poi nel momento in cui proponiamo come professori di letteratura un programma che è sbilanciato, non va bene, anche per una questione proprio di rispetto del ricettore, della ricettrice, della lettrice o del lettore. E quindi sì, hai quella questione che sottolineavi, no? Non mi piace ripetere la parola, però il fatto che le donne scrittrici siano state storicamente recluse in uno spazio ridotto è sbagliato, anche solo considerando le studentesse, che sono il maggior numero del pubblico studente, no? Certo. Quindi è una questione importante che sta cambiando. Ma anche come alcune donne scrittrici erano ricordate perché erano mogli o amanti di uomini. Ovviamente questa cosa, Sibilla Aleramo, che comunque scrive, una donna, secondo me un libro importante nel Novecento italiano, in genere è ricordata perché era l'amante di Campana e vari altri. Quindi si presenta questa scrittrice che sta allo stesso livello, secondo me, di grandi scrittori e scrittrici europee del Novecento, l'amante di Dino Campana. non è possibile, no? Nessun uomo verrebbe mai ricordato per essere il marito o l'amante di una scrittrice o di un artista, però questo chiamasi cultura patriarcale, questo è. Per cambiare un po' il tema, sì. I primi romanzi che ho, i primi due o tre romanzi che ho letto, avevano come protagoniste questo gruppo di amiche a Parigi, soprattutto, non esclusivamente, ma soprattutto italiane. E in un certo senso, per alcuni aspetti, mi sono riconosciuto come italiano in Messico, perché c'era una certa complicità anche rispetto alla nostalgia, alla melanconia dell'Italia, no? Certo. Ed è molto presente il tema nei tuoi romanzi del migrante, no? Di queste italiane, non solo italiane, ma a Parigi, ma anche dell'emigrazione italiana dal sud verso nord. Credo che tu sei figlia di immigrati del sud, nata a Genova, però figlia di immigrati del sud. E, è molto interessante, appunto, all'interno di questa comunità straniera, la complicità di queste amiche. E che importanza ha per te il tema del migrante sia transnazionale e nazionale all'interno dei tuoi romanzi? Beh, anche questo, come dire, nasce da qualcosa che è stata la mia vita, no? Figlia di persone del sud Italia, emigrate a Genova, quindi ho scritto anche un po', ovviamente, questo nei miei romanzi, sentire anche il razzismo, no? La maestra delle elementari faceva l'angolo dei meridionali. Sembra, cioè, non è il 1800, era il 1900, erano gli anni 60 e inizio 70, e c'era l'angolo dei figli dei migranti, no? E poi credo che questa cosa è continuata, perché ovviamente dall'Italia andare in Francia,
Poi mi ricordo c'era un periodo particolare in Francia quando in Italia c'era Berlusconi e sentivi, ah, italiana, Berlusconi, e dice, cavolo, cioè è la persona che odio di più al mondo, però mi devi identificare con Berlusconi, no? E vabbè. E mi viene in mente che qualcuno, adesso non mi ricordo, cioè, hanno fatto una tesi su di me, non mi ricordo chi, però, dove c'era proprio questo, il fatto del i personaggi espatriati, i personaggi lontani dal centro, no? Sempre personaggi fuori dal centro, personaggi che in un modo o nell'altro sono nella periferia. E aveva analizzato proprio varie situazioni periferiche in cui si muovono i miei personaggi, no? E quindi sì, anche questo ovviamente credo che poi ho pensato comunque questo è un tema interessante ovviamente anche no, per la modernità, l'essere spatriati, la cosa positiva è che secondo me è bello anche perdere il concetto di patria, no? Questo Dio, patria e famiglia sono i concetti insomma che odio abbastanza, per cui penso che sia anche bello perdere tutto questo, non tutta la triade. Più si perde, meglio è. Però ovviamente ci sono anche dei momenti, no, come hai detto tu, si mettono in conto dei momenti di malinconia, dei momenti di disagio, no? Non avere mai questo centro, non avere mai queste cose a cui tornare, a cui aggrapparti. Però credo che tutto sommato sia una condizione positiva. Lasciare le radici, lasciare tutto quello che ti identifica, no? Certo, poi lo facciamo da un punto di vista privilegiato rispetto a un altro tipo di migrazione, no? Sì, certo, poi non dobbiamo poi arrivare in condizioni pericolose, rischiare galere, tutto quanto, certo. Ciao Rosana, ciao a ciao. Tutti. Io innanzitutto vorrei fare il mio primo minuto di Fun from Hell, perché come diceva Clara, mi sembra che quasi tutti quelli che abbiamo imparato l'italiano l'abbiamo imparato grazie anche ai tuoi libri e ai tuoi testi. Secondo me è una maniera molto molto bella di avvicinarci al linguaggio stradali che poi tanto vogliamo imparare, quelli che non abbiamo l'italiano come madrelingua, no? Perché poi sempre a scuola impariamo quell'italiano standard che poi quando arrivi in Italia non serve a un tubo perché tutti quanti parlano in un'altra maniera. Quindi i tuoi testi ci hanno permesso di raggiungerci questa idea. Poi è un po' prendendo il tema di Edo che parlava dell'immigrazione, mi sembra che nei tuoi libri anche ci sono alcuni personaggi di sottofondo che in questo punto per me sarebbero le città, tipo Parigi o Genova, che sono le città più evidenti che scopriamo nei tuoi libri. Allora la domanda sarebbe, come sono queste città per te e come le vivi sia come scrittrice, come autrice, però anche come persona, no? Perché tu parli, o ci dai un'idea molto chiara di Parigi, forse della banlieue, dell'arrondissement, vicina di arabi, soprattutto questa popolazione che non sembra la Parigi da cartina da mandare a tutti quanti, no? E anche quando parli di Genova, soprattutto io faccio riferimento a lezioni di arabo, dove c'è uno scambio molto evidente fra queste due città, no? La Betty che abita a Parigi e che ha la storia col Suleiman, e poi anche la Betty che ha la storia con l'Ennio e la prima storia d'amore. E quindi come sarebbe questo tuo discorso con le città? Allora, io credo, sono nata a Genova, poi ho abitato anche da ragazzina sempre in Liguria, però un pochino lontano da Genova, vicino Savona, Albissola, quindi anche un po' la provincia, diciamo la provincia della provincia. Genova, finché non sono partita per Parigi, ed era il 1990, quindi avevo 27 anni. Genova mi piaceva moltissimo, perché rispetto ad altre città italiane molto belle, tutto quanto, aveva questo elemento, tanto il porto, no? Il porto, quindi l'apertura, e poi questo centro storico grandissimo,
Credo sia stata una delle prime città ad avere queste popolazioni di immigrati, no? Molto forte. Io abitavo nei vicoli, ovviamente, e mi piaceva moltissimo avere dei vicini di casa. Allora cominciavano, adesso è pienissimo, gli arabi, gli africani, un po' di indiani, prostitute, i trans. Mi piaceva moltissimo. Questo sarà per chi ha letto il libro su mio padre, forse lo capirà, però... forse il fatto di essere nato in una famiglia un po' bizzarra, con questo padre mezzo zingaro, un po' bizzarro, io mi sono sempre sentita bene nei posti dove c'è tanta umanità, dove ci sono tanti colori, tante lingue, dove c'è i trans, per esempio, mi piacevano moltissimo, no? Le prime volte che vedevo i trans per me era una cosa così istintiva di libertà, no? Quindi si può essere uomini però vestiti da donna, con i seni, con le calze a rete, no? Tutto per me da sempre, tutto quello che è contrario alla norma, il no, inquadrare le persone nei ruoli così, per me è vitale. Infatti la prima volta che sono arrivata a New York chiaramente è stata una cosa incredibile, e quando sono arrivata a Parigi, all'inizio sono andata, avevo degli amici che stavano lì intorno, diciamo Montparnasse, grosso modo, comunque la Parigi bianca, la Parigi borghese, e ho detto vabbè, sono a Parigi, ok, qui ci camminava Hemingway, eccetera, lì Gertrude Stein, però ho detto boh. Quando invece scopro Barbès, Belleville, scopro i quartieri, allora dico che okay, c'è vita anche a Parigi. C'è vita. E chiaramente sono andata lì e sono sempre stata in quei quartieri. Io penso che di nuovo, no, come vi ho detto prima, si uniscono sempre delle cose che sono tue, perché ovviamente nascere con un padre e una madre meridionali, immigrati, zingari, anche fuori di testa, nella Liguria, dove comunque i liguri sono persone, a me piacciono, però sono molto, come dire, molto riservati, no? Parlano piano, ovviamente ti senti subito strana, ti senti subito diversa, e quindi cerchi altre persone un po' strane, un po' diverse come te. È la tua storia, e poi anche qui diventa un fatto politico. Ovviamente dopo anche io credo che così mi piacciono di più i migranti, mi piacciono di più gli africani, gli arabi, eccetera, che il, no, il borghese romano, parigino, che da quattro generazioni che sta lì, è nato lì. Credo come scrittrice poi ci sono sempre delle storie più interessanti, no, da ascoltare. Poi per carità, si può avere delle storie interessanti anche se si è borghesi, francesi da otto generazioni, però in linea di massima, visto che la narrativa si nutre anche, no, di avventure, di disagi, di ostacoli, di cose da superare, da affrontare, in generale le storie stanno più da, da questa parte, no, dell'umanità in generale. Poi vabbè, Proust era un signorino così, però era anche un genio, ecco, diciamo. Forse se sei un genio va bene tutto, scherzo. E continuando a parlare di multiculturalismo, appunto, che è un elemento che appare già dai tuoi primi romanzi, però erano romanzi appunto degli anni 90, quindi negli anni 90 la realtà era di un certo tipo, no? La composizione appunto della società era diversa, no? Da quella che è adesso. Nei tuoi romanzi questo elemento multiculturale è molto presente, molto vivo, sia quelli di Parigi ma anche quelli ambientati in Italia. Però nel frattempo, in questi 30 anni, le cose sono cambiate, no? Assistiamo tutti i giorni, appunto, come ben dicevi, la presenza di varie nazionalità in Europa è crescente, sempre maggiore. Certo, in Francia sicuramente ha una storia più... a radici molto più antiche, no? Molto più, non è così recente come in Italia, dove appunto negli anni 90 appena iniziavano ad esserci le prime comunità magrebine, marocchine, eccetera, però adesso la società è molto multietnica, no? O non so se si può parlare di
di multiculturalismo, melting pot, non so come lo potremmo definire, bisognerebbe essere esperti, no, di queste cose. Però tu come lo percepisci attualmente, no, questo multiculturalismo? Perché nel frattempo, come ben sapete, ci sono state anche delle leggi molto severe, dalla Bossi-Fini a quelle più recenti, Minniti, eccetera, e non si parli poi di, appunto, di queste misure politiche tremende, per cui non so, si chiudono le frontiere, si chiudono i porti, si deportano i migranti in Turchia, no? La Turchia riceve soldi dall'Europa per ricevere questi migranti. Ecco, questa cosa che effetto ha su di te, sulla tua anche produzione artistica, no? Ma soprattutto su di te come persona, che ami così tanto questa varietà. Vabbè, ovviamente io, per dire, anche qui a Roma sto, non so se conoscete un po' Roma, sto a Piazza Vittorio, che è vicino alla stazione Termini, e per me è un posto bellissimo, cioè io quando sto qui lavoro, scrivo, faccio i laboratori online, sono stanca, esco a Piazza Vittorio, mi rigenero subito. Tanti romani, diciamo bianchi, così se ne stanno andando, dico no, no, non va bene, perché... Così. Come dire, non credo che si vada verso un pensiero, purtroppo, no? Un pensiero di accoglienza, c'è rimasto solo il Papa, e questo mi scoccia, è rimasto solo il Papa a parlare bene dei migranti, mi scoccia da matti, ecco. Però, non lo so, per dire una cosa, magari non c'entra direttamente, no, con questo, con i migranti, con le migrazioni, però non so se avete visto questa cosa in Italia, grande raduno degli alpini a Rimini, no? Molestano delle donne, le donne del PD, quindi il Partito Democratico Italiano, stanno dalla parte degli alpini, le donne del PD. Cioè, sì. Te lo puoi aspettare, non so, che Giorgia Meloni, no, le donne di destra possono dire no, preferiamo stare dalla parte. Purtroppo non stiamo andando verso delle, come dire, una politica di uomini e donne illuminate. Però io penso che il lavoro che fanno gli scrittori e le scrittrici non sia solo questo, cioè non sia in questo senso, sia un pochino più profondo, no? Allora io penso, nel mio piccolo, veramente piccolissimo, aver sempre raccontato delle storie di questo tipo, di donne, uomini, di certi quartieri, delle città, no? Le storie ambientate, io credo che sia meglio vivere a Belleville che nel sesto arrondissement, no? Anche, appunto, anche egoisticamente, da scrittore c'hai storie più interessanti, c'è una varietà, no? Allora io penso che questo poi la letteratura lo fa. E penso per esempio la rivoluzione femminista, che è una rivoluzione riuscita, qualcuno dice forse l'unica vera rivoluzione riuscita, penso che a un certo punto abbia potuto esistere perché tante scrittrici hanno cominciato a raccontare storie di donne, no? Partendo anche dall'Ottocento, anche dal Settecento, ci sono state tante storie di donne raccontate da donne, a un certo punto... alcune cose non si sono più accettate, alcune cose poi che ricadono veramente anche nel diritto, no? Pensa, il voto delle donne, in Italia le donne iniziano a votare nel 46, no? Se non sbaglio, 1946. Non è un caso che non so, il secondo sesso di De Beauvoir esce nel 49, i libri io amo molto Alba de Cespedes, dalla parte di lei, Quaderno proibito, no? Cominciano a raccontare di questo disagio delle donne, questo c'è qualcosa nella vita delle donne che le rende infelici, no? I ruoli che ci hanno detto che ci avrebbero fatto felici non ci fanno felici. E quindi credo che gli scrittori e le scrittrici si muovano su un altro piano, no? Ovviamente è difficile in un libro... parlare di, che ne so, Ius Solis, eccetera, però contano a creare la cultura, no? Quello, il pensiero poi delle persone. Sì, grazie. Appunto, io vorrei cambiare un po' argomento.
Nelle tue opere possiamo vedere dei temi che sono sempre presenti. Ad esempio, io direi due temi, amore e libertà sessuale. C'è un filo conduttore, no? Dei fili conduttori che ci portano sempre man mano questa, nei tuoi testi. Allora, la domanda sarebbe come gestisci queste due idee di amore e libertà sessuale nei tuoi personaggi e quale sarebbe il rapporto con la realtà, non tua personale, voglio dire, per carità, ma, non ma vi nel racconto senso... la mia vita. No, per carità, no, però almeno questa realtà della... La realtà delle donne di cui tu parlavi, no? Di queste donne che hanno grilli per la testa, anche se io non mi permetterei mai di usare questa espressione appunto di amore e libertà sessuale, no? Però mi sembra che anche più o meno, anche se tu non scrivi per un pubblico oggettivo, una cosa così, però, cacchio, voglio dire, io leggo i tuoi testi e io mi faccio un'idea di quello che tu stai scrivendo a proposito dell'amore e questa libertà sessuale. E io faccio una lettura di quello che sicuramente sarà diversa da quelle che possono avere le lettrici o altre persone, no? Allora, non so, mi piacerebbe che magari se ci dai una tua opinione su questi due argomenti. Ma io penso, allora, sono due grandissimi temi, no? Ma io parlerei non solo la libertà sessuale, proprio la libertà. Luisa Muraro, la conoscete, grandissima filosofa femminista italiana, veramente un pensiero fondamentale, no? Lei parla dell'amore femminile per la libertà. E quando io l'ho letto le prime volte, questo mi ha veramente fatto accendere, no? Una lampadina in testa, perché l'amore femminile per la libertà non sembra che, pensando alla storia delle donne, le donne abbiano questo amore per la libertà. E invece, andando, diciamo, al di là, scavalcando un po' il muro del pensiero, scusate se adopero di nuovo questa parola, ma non è una parolaccia, no? Comunque il muro del pensiero patriarcale, le donne amano la libertà e forse la amiamo anche di più perché ne siamo state private spesso, molto spesso, no? Sono state messe in manicomio le donne che volevano essere libere, sono state picchiate, sono state uccise, no? Tant'è. Aspettate che chiudo il telefono. E allora io credo, ecco, questo posso dire, l'autore, i miei personaggi coincidono. Io credo che veramente forse la cosa più importante è la libertà, ma non voglio dire, no, non voglio fare il partito della libertà come Berlusconi, no? La libertà profonda, non è la libertà di non pagare le tasse, la libertà di uccidere il ladro se ti entra in casa, no? Non è quel tipo di libertà. È il sentimento profondo di poter essere te stessa o te stesso e poter vivere nel modo che ti corrisponde meglio, nel modo più vicino al tuo essere autentico, no? E io penso che la letteratura si muova sempre in questi spazi. Penso che anche i lettori e le lettrici cerchino uno spazio di autenticità e di libertà, anche quando non lo sanno, no? Quindi io personalmente ho sempre cercato di essere libera in questo senso e penso che i miei personaggi riflettano questo mio amore per la libertà. Ovviamente la libertà c'è, come dire, c'è un fiume, no, che si dirama da questo, c'è un affluente minore ed è la libertà sessuale, e credo che è una cosa che mi sta a cuore di nuovo perché come donne noi non abbiamo avuto la libertà sessuale da sempre, no? È recente la libertà sessuale, pensate che cosa saranno 40 anni, 50 anni che le donne possono per esempio avere rapporti senza essere sposate, possono fare dei figli senza essere lapidate, no? Sono cose recentissime, non ci pensiamo, però è questo. E quindi la libertà per me è qualcosa di centrale, e credo che, pensandoci così un pochino velocemente, i miei personaggi la cerchino, no? Soprattutto i personaggi femminili, ma non solo, cerchino questa libertà.
Ovviamente un'altra cosa a cui più o meno tutti siamo interessati è anche l'amore. Ci innamoriamo e vorremmo essere amati, ci piace amare, vorremmo essere ricambiati. Questo ovviamente è, come dire, è materiale narrativo da sempre, per eccellenza, no? Qualcuno diceva tutte le storie romanzesche alla fine sono storie d'amore. Forse è un po' troppo riduttivo, però la letteratura, ma non solo, pensiamo anche alle narrazioni dei film, le serie TV, no? Tutte queste forme di narrazione. Se togliamo l'elemento amoroso, veramente non restano molte altre. L'elemento amoroso è proprio un motore narrativo. Però credo che sia più importante essere liberi che essere amati. No, che poi è una cosa paradossale, no? Perché benissimo che la cosa più importante sia la libertà, però anche cioè, cercando questa libertà si soffre. I tuoi personaggi che vogliono cercare la libertà soffrono intanto che personaggi, però anche soffrono dal punto di vista dell'amore, no? Cioè ci sono questi amori incompiuti, non ricambiati, cancellati, interrotti, e non sempre dalla parte del compagno, dall'amante, però anche dalla parte del padre, no? E quindi Certo. Sembra molto molto paradossale che nella ricerca della libertà, come di solito accade nella vita, no? Cioè sembra che l'amore sia uno scontro, no? Che la vita sia così, voglio dire, no? Beh, lì nell'amore poi ce l'hanno detto bene tanti psicanalisti, tanti studiosi, no? Anche della psicanalisi, a cominciare da Lacan, che ha detto queste cose terribili, no? Sull'amore. Estremizzando, le dice praticamente non esiste l'amore, no? Esiste questo gioco di proiezioni narcisistiche che si fa. È un po' anche vero, però... ecco, mi viene in mente, io ho scritto un romanzo che esce adesso, fra poco, il 1 giugno, Conversazioni amorose. C'è di nuovo una storia d'amore, ma c'è una storia madre-figlia. Il personaggio femminile, che vive a Parigi, è un artista, eccetera, incontra la madre, con cui le cose non sono andate molto bene, e a un certo punto io credo che lì, ovviamente mi sono confrontata anche con mia madre, con il rapporto con mia madre, che è sempre stato abbastanza conflittuale, difficile. Sicuramente lì non faccio una scoperta, però c'è qualcosa, no, che si è formato e lì è importante. Il mio personaggio dice, sono dovuta andare via da te, sono dovuta scappare via da te, perché il prezzo per essere amata da te era troppo alto, cioè per essere amata da te non avrei potuto essere me. E questo ve lo dico senza, ovviamente, una tematica della mia vita, no? E forse il mio amore per la libertà mi arriva proprio dal conflitto grande che ho avuto con mia madre, perché mia madre, pur avendo dei lati belli, importanti, tutto quello che vogliamo, però era, insomma, se avete letto i miei libri, e quello più libero era mio padre, sicuramente, no? Quello più mattacchione era mio padre. Mia madre, poverina, più piccolo borghese, così, come donna, forse anche più impaurita, no? Da tante cose, mi ha detto, ha provato a dirmi tutta una serie di cose che avrei dovuto fare, dire come donna, no? E io ho fatto esattamente il contrario, e quindi me ne sono dovuta andare anche molto lontana da lei. Però credo che ci sia un po' questo, no? Spesso, non voglio dire che non credo nell'amore, poi io ho avuto un lungo rapporto con una persona che non c'è più, col mio compagno, dove c'era la libertà e c'era anche l'amore. E quindi so che cosa vuol dire amare ed essere amati veramente. Però penso che sia stata una cosa molto particolare e abbastanza unica. Penso che, per questo ho detto, io tengo più alla libertà che all'amore, perché spesso nell'amore ti chiedono di cambiare. Lo chiediamo noi donne, lo chiedono gli uomini, insomma, con le parole, con i fatti, col detto, il non detto, no? Chiedono di cambiare. E allora essere diversi da quello che siamo è la morte. Per me è sempre stata la morte, no? Continui a respirare, ma sei morto, come direbbe Bukowski. Penso veramente che nel cammino, come esseri umani, qui le donne ovviamente con un carico maggiore per la loro storia, però è qualcosa che riguarda le donne e gli uomini, no?
scoprire chi sei veramente, come vuoi vivere, questo credo che sia il cammino importante nella vita, non solo trovare un uomo, un compagno, una compagna. Sì, rimanendo sempre più o meno lo stesso tema, effettivamente spesso nelle coppie, molto spesso, per la ricerca appunto dell'amore, uno deve rinunciare alla propria libertà, o deve o vuole, per avvicinarsi al compagno, alla compagna, rinunciare a questa libertà, e poi questa rinuncia è quello che porta a differenti, a vari problemi nel rapporto di coppia. Diciamo, certo, non sono certo. Sempre ritenuto abbastanza imbrato nei rapporti di coppia, e uno dei temi presenti nei tuoi romanzi, soprattutto quando si riuniscono queste amiche, parlano appunto delle varie relazioni che hanno, no? E sono tutte, la maggior parte, sono relazioni abbastanza problematiche, no? Non sono mai la classica storia d'amore che finisce bene, no? Con figli, eccetera, tipo Mulino Bianco, pubblicità del Mulino Bianco. Anzi, molte sono storie di amanti che hanno già una compagna con figli, eccetera, che sono storie anche di tradimenti e di abbandono, no? Come credo la protagonista di Così allegre senza nessun motivo, che a un certo punto si scopre stata abbandonata da una prima compagna giovanile, no? E nei tuoi romanzi appunto sono sempre presenti questi temi, e vorrei chiederti come vivono le tue protagoniste, anche tu come scrittrice, l'impegno da un punto di vista amoroso, delle relazioni amorose, l'impegno che molte persone non riescono a mantenere a lungo, l'impegno e appunto questa mancanza di impegno costante poi porta al tradimento e all'abbandono. Domandina proprio, facile facile. Beh, io sono per la libertà, quindi nelle mie storie non ho mai accettato cose come la fedeltà, non ho mai accettato, cioè da la cosa, non so, la domenica pranzo con i genitori, la domenica in campagna, dalle cose così, non lo so, se io guardo la televisione anche tu devi guardarla con me, se io vado a passeggiare, io non ho mai accettato niente di tutto questo. E vi dico, per questo ho avuto una fortuna incredibile, perché io ho avuto un compagno per 29 anni, anche lui scrittore, artista, che adesso non c'è più purtroppo, e però eravamo liberi e spesso non vivevamo neanche nelle stesse case, quindi però ci sceglievamo sempre. E io ero abbastanza giovane quando è iniziata questa storia, lui era più grande di me, e io gliel'ho detto subito, ho detto vabbè, glielo dico, e così questa storia finisce subito, no? E citavo Sartre de Beauvoir, poi, no? E lui ha detto, mi piace, sei la prima donna che mi dice che vuole un rapporto libero, reciprocamente libero, e quindi è stato un colpo di fortuna, no? E doppiamente colpo di fortuna, vi devo dire la verità, perché alla fine poi lui diceva, guarda, io, cioè tu ovviamente sei libera, fai quello che vuoi, io purtroppo come temperamento sono fedele, quindi alla fine, cioè ovviamente ha avuto le sue storie e tutto, però alla fine lui si sentiva, cioè lui diceva, è una scelta per me, mi sento meglio così, e quindi ho avuto la fortuna della libertà e dell'amore. Però non so, cioè quello che vedo in giro, insomma, non dimentichiamo, adesso entriamo insomma nel lato tragico, però è così, ogni giorno una, due donne solo in Italia vengono uccise, no? E spesso qua i giornalisti scrivono per amore, l'ha uccisa per amore, l'ha uccisa per gelosia, allora le femministe dicono no, l'ha uccisa perché è un violento, no? Non è che perché ami o sei geloso devi uccidere una persona. Però, come vedete, evidentemente ci sono questi impulsi, no? C'è qualche cosa di senso di possesso dell'uomo sulla donna. In Messico 11 femminicidi giornalieri, ecco, quindi questo è una cosa da tenere presente, perché non è solo da dire, così magari si arrabbia, ti lascia, no? Ti ammazza, a volte ti ammazza proprio. Quindi vedo che
È difficile conciliare la libertà e l'amore, no? È perché c'è tutto un cammino da fare, cioè comunque non ti fa piacere, anche io che sono veramente, vi assicuro sinceramente, per la libertà, a me non fa piacere pensare che il mio compagno ha avuto una storia o ha una storia con un'altra persona, però se voglio essere libera devo accettare la libertà dell'altra persona. E cioè, è un grossissimo lavoro da fare però su di te. Se guardiamo il mondo, io credo che mi ci metta anch'io comunque, non voglio sentirmi migliore. Il mondo non è fatto di persone che lavorano su di sé, mi sembra, no? Pur essendo tantissime persone in analisi e tutto. La maggior parte così si lasciano andare agli impulsi, no? E soprattutto gli uomini, poi avendo spesso la forza fisica muscolare, va peggio. Però io credo, appunto, questo sia come, diciamo, a livello di vita umana, di vita, e a livello di storie, continuiamo a vivere poi, continuiamo a vivere gli amori, a innamorarci, a stare male, a essere abbandonati, no? Però ci sono anche il essere abbandonati, di nuovo, come tutte le situazioni di crisi, ti porta in un luogo interessante, se ci sai stare, no? Cosa sento? La parte abbandonata, la parte anche infantile, no? Che si sente abbandonata, che si è sentita forse rifiutata anche in passato. È interessante vederla, riconoscerla, imparare a dare amore noi a questa parte, non aspettare che sia il fidanzato o la fidanzata, no? Ma se noi non vogliamo dare amore a questa parte, perché dovrebbero darla le altre persone? Perché il lavoro sporco lo deve fare l'altra persona? Questo però non è facile, non è facile stare lì anche nei propri luoghi dolorosi, no? Senza caderci dentro, senza poi diventare completamente depressi. Però vabbè, questo ovviamente, io credo che da questo punto di vista la scrittura, la letteratura, la meditazione abbiano delle cose in comune, no? Stare lì e osservare cosa succede. Cosa succede quando mi sento abbandonata? Cosa succede quando mi sento straniera? Cosa succede quando mi sento sola al mondo? Anche se ho amiche, amici. Sono cose interessanti. Perché mi devo circondare di persone o di cose? Devo andare a fare acquisti? Devo andare nei centri commerciali? O devo sempre mangiare qualcosa, bere, fumare qualcosa? No? È interessante stare anche in questi posti, ma credo che la maggior parte delle persone scappino da questi posti ed è un peccato. Sì, praticamente stai quasi rispondendo alla domanda che ti farò, nel senso che credo che a tutti noi piace che tu, rispondendo alla domanda di Edoardo, sia arrivato a parlare di impulsi, di analisi, di psicoanalisi, di lavoro, no? Soggettivo, che poi bisogna fare prima dello stare con gli altri. Ora, credo che come scrittrice tu abbia anche una capacità di lavorare con la leggerezza, no? Sia linguisticamente che dal punto di vista dell'umanità, cioè dell'umanità non solo come polifonia umana, sì, del linguaggio e delle culture, ma anche dell'essere umano nelle sue distinte forme. Ora, al di là della tua leggerezza, però, c'è una in profondità, in un secondo, in un terzo piano dell'edificio narrativo di Rossana Campo, c'è un po' come una tensione molto marcata, che è un po' un gioco pericoloso, perché poi alla fine le persone non sanno stare in questo luogo speciale che tu a tratti riesci a rappresentare in modo leggero. E viene un po' da pensare a un testo di un'autora che è Camille Paglia, di cui tu parli in un paio di romanzi, che è Sexual Persone, Arte e Decadenza da Nefertiti a Emily Dickinson. Un testo pubblicato da Unaudi nel 1993, no? Un testo fondamentale, dove lei applica un po' queste due categorie di Nietzsche, ormai già canoniche nell'ambito critico letterario, dell'Apollineo e del Dionisiaco, per parlare un po' dell'essere umano che si muove tra
ordine e misura nel caso apollineo e nel caos o nel disordine totale nel caso del dionisiaco. Nei tuoi romanzi questa cosa si avverte, ripeto, è in un piano molto sotterraneo, però traspare. E traspare anche la necessità, come sempre dicevi tu, lo hai appena commentato, di ricorrere a determinate pratiche. La psicoanalisi, il buddismo, la meditazione, il lavoro su se stessi. Ecco, ci piacerebbe che ci raccontassi un po' più in profondità quanto hai appena introdotto, no? Questa questione di cui hai già in parte parlato, questa questione delle tensioni umane, dello stare in letteratura e soprattutto dal punto di vista tecnico, se c'è qualcosa che tu fai solo istintivamente o anche tecnicamente per lavorare con la leggerezza, a partire dalla leggerezza. Allora, ti dico, come dico ai miei allievi, che sono quasi tutte allieve, la tecnica secondo me non esiste in letteratura, perché arrivano e dicono vorrei imparare la tecnica del romanzo, la tecnica del racconto. Non esiste nel senso che io penso che non nasci così col genio, no? Ovviamente è lavoro, però è questione di creare un po' la tua genealogia letteraria, no? Leggi, autori, autrici. Quelli che a cui ti senti un po' di appartenere, li studi anche, no? Li studi consapevolmente o un po' intuitivamente e vai in quella direzione, no? Quindi in un testo ci sono sempre le genealogie di quel testo. In uno scrittore, in una scrittrice ci sono sempre i genitori, i madri, sì, i padri e le madri letterarie da cui discende. Sei un vero scrittore, no? Se non è uno scribacchino che si è svegliato al mattino e ha scritto un libro. Allora, questo fatto che ci sia, diciamo, l'ombra, che esca l'ombra dai miei libri, ovviamente mi fa piacere che si nota, che si veda, perché è importante. A me interessa lavorare su questo registro, anche comico, anche di picaresco, no? Non mi piace anche come atteggiamento dello scrittore, della scrittrice così pensierosa che si accolla ai mali dell'universo, no? Penso che se riesci a fare lo scrittore o la scrittrice sei fortunato, sei privilegiato, no? Credo che sia più difficile fare tanti lavori, no? Tutti i lavori di cura, tutti i lavori che facciamo fare ai migranti, appunto per tornare a questo discorso. Ovviamente andando avanti nel tempo ho fatto i conti, no? Sempre di più con alcune cose della mia storia, no? Per esempio, non so se avete letto il mio libro Più forte di me. Lì è la storia di un alcolista e anche io sono molto legata a quel libro, però ovviamente non ha avuto il successo che hanno avuto altri libri perché è una storia più, insomma, più pesante, più dark, entrare, no, in questa spirale autodistruttiva dell'alcol, che non è la mia storia, però a un certo punto ho voluto confrontarmi, visto che l'alcolismo di mio padre è stato qualcosa di importante nel bene e nel male, no? Nella mia vita. Ho voluto confrontarmi con questo e anche qui non è stato pensato così, studiato a tavolino, no? Però cominciando a lavorare su questo personaggio, ho sentito che era il mio lato, diciamo, di Renato spinto. Io non sono mai stata alcolista, per fortuna, non ho mai rischiato la morte, non sono mai andata vicino alla morte per l'alcolismo, però l'ho fatto fare a questo personaggio e credo che per me è stato un modo per esorcizzare, no? Anche tante cose. Da lì, insomma, a me interessano anche come lettrice, mi interessano i romanzi dove si tocca anche, no? Il lato oscuro, il lato difficile dell'umanità, no? La pazzia, per esempio, di nuovo è qualcosa che esce spesso nei miei romanzi. Credo che sia interessante andare a vedere questo nelle nostre vite e culturalmente, no? Diciamo. Però è interessante, visto che la cosa a cui tengo alla fine è sempre questo che dicevo, la libertà, no? Alcuni atteggiamenti così radicalmente autodistruttivi poi ci spingono verso zone di non libertà, no? Le dipendenze,
o appunto finire poi in un manicomio, finire in un ospedale, sicuramente sono l'opposto, no, della libertà. Non sono gesti di libertà questi, anche se a volte le persone... Scusate, ci sono... Anche se a volte le persone pensano, sentono che sia qualcosa che di liberatorio, no? Temporaneamente, ubriacarsi, drogarsi, eccetera. Penso, come ho detto prima, no? È interessante andare a vedere queste cose come essere umano e come scrittrice. E poi, vabbè, insomma, ho scritto anche un piccolo libro sul buddismo, mi interessava molto questo pensiero, questa filosofia che viene da altre culture della nostra, però ecco, l'ascolto di quello che c'è, no? L'ascolto rispettoso di quello che c'è, che direi è una cosa, per esempio, che manca molto alla cultura italiana, l'ascolto rispettoso, no? Di quello che c'è in noi e quello che c'è degli altri. Però, diciamo, non ho mai voluto rientrare poi in religioni, anche perché, anche se orientali sono sempre religioni, la maggior parte delle volte sono sempre i capi sono sempre i maschi, magari non c'è il prete, però c'è il monaco, e alla fine i discorsi più o meno sono sempre un po' normativi, un pochino sessuofobi, un pochino misogini anche. Ho frequentato parecchie scuole anche, no, di buddismo, e quindi lo dico con cognizione di causa. E alla fine mi è piaciuto, infatti per questo ho scritto anche questo libro, Kati, una favola di potere. Ho trovato nella spiritualità, diciamo, la stregoneria intesa come, non mi vedete con il cappello a punta, però la stregoneria come intesa nel senso anche di femminismo, l'ecofemminismo, no? Alcune femministe a un certo punto, molto americane, ci sono state molte femministe americane che si sono interessate a questo lato, no? Una spiritualità radicata. Quindi il Dio non è sempre questo uomo lontano, per cui il corpo, alla fine il corpo e tutto quello che riguarda i sensi e la vita materiale sono peccato, sono sbagliate, no? Adesso mi interessa molto, anche perché anche lì ci sono delle forme di meditazione, però diciamo... ecco, fare i conti con la realtà di quello che si vive, di quello che si sente, no? Sì. Parlando di queste pratiche, no? Di cui alla fine stiamo un po' parlando rispetto a questi temi, io metterei anche la scrittura, no? Indipendentemente dal discorso sulla tecnica, la scrittura come creazione dello spirito. C'è una parte interessante in questo senso, non è un caso che ritorno al tuo testo autobiografico, dove troverete un altro padre come il mio, dove tu citi le memorie di Martin Amis, che sono Experience, no? È stato un altro libro tradotto all'italiano. Praticamente fai riferimento al saggista e narratore britannico quando parla della scoperta di quel luogo da cui provengono le proprie creazioni spirituali, come quelle che derivano dalla scrittura. E da lì elabori una riflessione molto interessante che si conclude forse con una rivelazione per le tue lettrici e per i tuoi lettori molto medulare, molto importante, quando dici: nella mia vita mi sento strampalata, ti sto leggendo, Rossana, nella mia vita mi sento strampalata, ma davanti a un foglio e a una penna mi sento bene, che è una dichiarazione interessantissima. Gli esempi di scrittrici o scrittori che io in primis umilmente, però all'ora di scrivere sto malissimo, oddio sono migliorato, però prima stavo malissimo, in termini emozionali, di ansia e tutto. Ecco, se ci descrivi per favore la tua relazione con la scrittura rispetto a quello che abbiamo detto sino ad ora. E questo è vero, perché
fin da bambina proprio mi ricordo il momento del tema, l'elementare, no? La maestra dava il titolo e mi ricordo c'era questa cosa, i compagni e le compagne guardavano il soffitto, c'era questa cosa, mi mettevo a guardare il soffitto, io cominciavo subito e scrivevo questi temi lunghissimi e la maestra era un po' scocciata perché, insomma, come questa qui, la figlia di Meridionali, fa questi temi lunghi anche piuttosto buoni, carini, no? E io mi ricordo era gioia pura, no? Non sapevo, cioè i miei non sono assolutamente intellettuali, c'erano 3 libri in casa, no? Figuriamoci. E questo è, vabbè, è qualcosa, anche mio padre che non era una persona colta, però scriveva, no? Scriveva poesie, infatti qualche poesia l'ho messa anche nel libro. Questo probabilmente è, come si diceva una volta, il dono di natura, no? Cioè, ovviamente poi c'è tanto lavoro, non basta il dono, perché lo vedo anche con i miei allievi, ci sono quelli che hanno talento, si sente, no? Se non c'è un lavoro, tanto lavoro di scrittura e di lettura, è difficile che escano fuori cose interessanti. Però per me è sempre stata una grande gioia scrivere, infatti ho scritto tanto, alla fine ho scritto tanto. In qualunque condizione, allegra, triste, ho sempre scritto. E forse sono, sì, forse sono le cose che mi danno più gioia, devo confessare, leggere e scrivere. Cioè, proprio anche, non so, anche per dire, leggere i racconti delle mie allievi, che ovviamente, no, a volte ce ne sono di buoni, a volte non buoni, però è qualcosa che mi piace, la lettura, è qualcosa che mi porta in una zona, appunto, forse vicina, hai ragione, vicina alla meditazione, no? E, insomma, la frase stracitata di Proust, la letteratura è la vera vita, no? Perché è la vita meditata, è la vita su cui puoi riflettere. Star lì non è la vita che ti passa, no? Così è qualcosa su cui forse ho un temperamento meditativo, che vi devo dire, ce l'avrò questo temperamento. Eh sì. Senti, ma anche non solo la scrittura, da quello che mi risulta, anche la pittura è una forma, diciamo, in cui tu esprimi evidentemente delle tensioni, degli interessi tuoi, no? A me hanno sempre colpito le copertine dei tuoi libri, appunto quelle dove illustrate da te, mi sono sempre piaciute. Sì, vedete, questi qui dietro sono i miei lavori. Ecco, è interessante, no? Un po' come Pasolini che tra le varie virtù aveva anche quello, il dono della pittura, anche tu hai questo grande dono, e infatti questo è uno per esempio dei libri che racchiude vari... Il catalogo, sì. Catalogo. Che brava, hai anche il catalogo delle mie tutto, pitture, bravissima. Ho tutto, Rosana Campo. Sei la mia libraia proprio adesso del cuore, in assoluto. La mia libraia del cuore è in Messico. Sì. E sì, ma hai anche fatto una mostra, no? Sì, ho fatto raccontaci un po', sì. Raccontaci un po' questo lato artistico di Rosana Campo. Ma tanto visto tanti scrittori, poeti hanno dipinto anche, no? Come tanti artisti poi hanno scritto, soprattutto c'è legame poesia-pittura, questo c'è molto, ma anche, che ne so, Dino Buzzati, insomma, ci sono veramente tanti scrittori che hanno dipinto. Non è una cosa centrale, io scrivo sempre, io scrivo ogni giorno, anche solo il diario delle pensate, io scrivo sempre, sempre. La pittura no, ci sono dei periodi in cui magari dipingo, mi chiudo un po' nello studio così, e in alcuni momenti è stato molto importante, anche lì ho contattato qualcosa di molto interessante, perché ovviamente lì è preverbale, quindi è più legata al corpo, no? È uscito qualcosa di interessante, però alla fine sono dei periodi, ripeto, mentre la scrittura c'è sempre, la scrittura è proprio una forma, credo, forse di follia, non lo so, è sempre presente come scrittura e come lettura, è qualcosa da cui non posso prescindere, non posso fare a meno di queste due attività, mentre anche lì, insomma, vedete, poi per esempio sono partita
a volte come questa, vedete questa specie di bambina con lo yo-yo, le calze a righe, no? A volte parto da disegni di bambini o anche da disegni di matti. Avevo trovato un mio amico francese, psicanalista e psichiatra, mi aveva portato anche dei disegni di suoi pazienti, ero partita da lì. È qualcosa di interessante anche quello, no? Poi quando avevo scoperto Dubuffet, tutta l'Art Brut, il gruppo Cobra, no? C'erano a un certo punto verso più o meno gli anni 30, 40, la metà del Novecento, molti artisti hanno lavorato con una certa attenzione all'espressione, diciamo, dei matti, dei bambini, no? Ma lo stesso Kandinsky, Picasso, anche questi, Matisse, no? Sono tutti artisti che lavoravano con una grande attenzione a questo tipo di espressione, no? Qualche cosa che esce un po' dal pensiero così più razionale, più evoluto, cognitivo, chiamiamolo come vogliamo, no? Ed è interessante, però appunto non è la mia cosa principale, ecco. Non mi definirei artista, non so se ha senso definirsi, però. Vediamo, Eugenio che ha alzato la mano. Sì, ciao, ciao. Scusate, sono. Mi sentite? Sì. Ciao Eugenio, sì. Ok, ciao. Non ti vediamo però. Purtroppo sono in strada. È la cosa, l'unica cosa bella degli incontri virtuali. E sto andando in università, per colpa vostra sto facendo tardi, scusate. E a me interessava fare una domanda, innanzitutto complimenti per l'incontro e in realtà complimenti a tutti gli organizzatori per l'insieme di incontri, che sono uno più interessante dell'altro. E io ho una curiosità, che è più o meno semplice, nel senso come collochi la tua scrittura in relazione con altre scritture contemporanee italiane. Questa è una cosa che mi interessa molto. Se ti interessa o riesci a, diciamo, a identificare delle poetiche comuni con altre e altri scrittori, e se lo hai fatto in passato, non so, io penso soprattutto alle prime cose che hai scritto, che escono, non so, nel periodo dei cannibali, nel periodo di ricercare, però il tuo primo racconto, per esempio, se non sbaglio, è pubblicato nei Narratori delle Pianure, l'antologia di Gianni Celati, che è un'antologia praticamente differente rispetto alla Gioventù Cannibale. E poi, non so, io ricordo per esempio la prima volta di averti ascoltato nell'anniversario dei 40 anni del gruppo 63 a Bologna, no? E non so, mi piacerebbe sapere se questo tipo di relazioni, se ti interessa, se credi che sia produttivo, diciamo, metterti in relazione con altre scritture, se identifichi anche delle individui, anche delle posizioni comuni, ecco, dato che noi qui cerchiamo di leggere, anche di storicizzare un pochino anche il presente, che è una cosa interessante. Certo. No? Sì, grazie. Certo, certo. Beh sì, appunto, come ho detto, per me è stato importantissimo conoscere da ragazza, 20 anni, studentessa universitaria a Genova, Edoardo Sanguinetti e il gruppo 63, è stato fondamentale. Erano scrittori, scrittrici, erano molto le poetesse anche, no? Del gruppo 63, Giulia Nicolai, però c'era Alice Ceresa, che queste non molto conosciute in Italia allora. Mi interessa tutto quello che è, diciamo, contro l'accademia, contro la bella scrittura, no? Quindi hanno fatto un lavoro molto forte loro. Il loro odio verso Moravia, verso Bassani, no? L'Eliale, come li chiamavano così, che è molto radicale. Però in Italia, come gli scrittori italiani e stranieri che mi interessavano, sono sempre stati
quelli che hanno fatto un discorso di lavoro linguistico così un po' esplosivo, no? Io credo anche poi i personaggi che interessa raccontare a me non funzionerebbero con un linguaggio così classico, molto leccato, paludato, no? Non funzionerebbe questo. La cosa di Gianni Celati è stata una cosa per me stupenda, perché Celati, i primi libri di Celati sono stati di nuovo una bomba atomica della mia testa, no? Il Lunario del Paradiso, La Banda dei Sospiri. E allora noi facevamo una piccola rivista, ma veramente piccola, e proprio casalinga, a Genova, che si chiamava Altri Luoghi, su cui erano stati pubblicati alcuni miei racconti. Alcuni di questi sono diventati poi dei capitoli del primo romanzo. E questa rivista l'avevamo mandata a degli scrittori che ci interessavano, che ci piacevano. Fra questi scrittori l'avevamo mandata Gianni Celati, che allora abitava a Bologna, insegnava ancora a Bologna, e tra l'altro stava partendo per l'Inghilterra, poi ha lasciato tutto, come sapete è andato a stare in Inghilterra, e aveva letto questi racconti, stava facendo questa antologia Narratori delle Riserve, appunto interessantissimo, tutta la sua idea, no? Contro la letteratura così omogeneizzata, standardizzata. E alla fine era uscita da Feltrinelli e ha detto Feltrinelli che aveva letto dei racconti di una scrittrice genovese, allora ero genovese, e voleva inserirli in questa antologia. Quindi per me è stata una cosa, cioè lui era uno dei miei miti assoluti letterari, essere scelto per un'antologia. E poi da lì è nato il rapporto con Feltrinelli e quindi è stata una cosa molto fortunata. Allora, questo un po' nel gruppo 63, ovviamente Arbasino, Balestrini, insomma tutta la ricerca di questo tipo per me era interessante. C'è stato un po' un ponte, no? Che è stato per esempio Aldo Busi, anche se è sempre stato lontano, no? Dai circoli letterari e tutto, però di nuovo è per fortuna ancora vivo, grandissimo scrittore, con questo tipo di lavoro pazzesco, no? Linguistico che fa. Busi e Tondelli, no? Sono stati un po' il ponte fra la generazione del gruppo 63, che erano tutti più o meno nati intorno agli anni 30, e la mia generazione di scrittori, nati anni 60, fine anni 60, qualcuno inizio 70. L'Antologia dei Cannibali ovviamente è stato un'operazione editoriale, così a me non mi piaceva neanche chissà quanto, però sicuramente della mia generazione sentivo che era nata una nuova generazione di scrittori, no? E alcuni di questi secondo me molto molto interessanti: Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Silvia Ballestra, Isabella Santa Croce. E credo siano stati una generazione, posso dirlo, insomma, anche se faccio parte di quella generazione lì, però io credo molto interessante. Anche con insomma, l'inserimento di materiali provenienti da altri linguaggi, no? La musica, la pubblicità, la televisione, eccetera, eccetera. Poi dopo, insomma, dopo questa generazione, secondo me c'è stato, appunto, Celati ha usato delle parole ferocissime su questo, no? C'è stato veramente un po' un appiattimento, è diventato un po' gli editor con l'idea di faccio il bestseller, costruisco il bestseller, io so che cosa ci vuole, no? Gli ingredienti giusti per fare i bestseller, per vincere i premi. E devo dire che anche poi i giovani scrittori che conosco hanno questa idea, come se quello che ti dice l'editor tu lo devi accettare, perché lui sa come si fa. Io vengo proprio da un'altra scuola, che non è solo, come dire, l'arroganza, no? Io sono l'autore, l'autrice, non è questo. È che se snaturi uno scrittore, una scrittrice, cercando di fare il prodottino vendibile, non hai niente alla fine, perché non hai né un prodottino vendibile, perché cioè, il bestseller All'acqua di rose, non so, Va dove ti porta il cuore, è quella cosa lì, no? Non puoi
fare, che ne so, di Aldo Nove o di Tiziano Scarpa, non puoi tirarci fuori un va dove ti porta il cuore. E quindi succede che snaturi, per dire, no, Tiziano Scarpa, e non hai neanche il bestseller, perché il bestseller ha quei, come dire, ha quelle caratteristiche lì, no? Non c'è una lingua, sentimenti all'acqua di rose, non si mette in dubbio niente, non si mette mai in crisi niente, le aspettative, no, del lettore, niente. E quindi sì, mi sento abbastanza, per riprendere, vi ricordate la definizione di Arbasino, no, sugli scrittori, che si passa da una giovane promessa a il solito stronzo e poi venerabile maestro, no? Così. Quindi io sto iniziando l'età in cui forse posso essere già un po' venerabile maestra, ma non... Penso che sì, veramente Gianni Cerati ha scritto e ha detto delle cose fondamentali, no, sull'industria editoriale, e bisogna tener conto di questo. Però alla fine io credo che tutti i veri scrittori, le vere scrittrici, sono sempre andati contro, no, l'accademia, il canone, contro il bello stile, contro tutto quello che ti dicono, no, un po' a scuola, che come si scrive, no? A volte anche proprio contro la grammatica, la sintassi, no? Si deve piegare, questa è la cosa, forse la cosa più bella, poetica, l'ha detta Deleuze, no? Da questo punto di vista. Lo scrittore è la torsione linguistica che mette in atto. Lo scrittore è questo lavoro di torsione linguistica, che non lo fa perché è cattivo, no? Fa la marachella. Voglio scrivere senza la consecutio temporum, perché faccio la marachella? È che la lingua deve essere, uno scrittore deve avere un rapporto intimo con la lingua, no? Quindi non gliene frega niente di applicare delle regole, no? Deve piegarla, e questo in tutti i linguaggi alla fine, no? Nell'arte, nella musica non ne parliamo, no? Non serve a niente il rispetto delle regole, dare il preparare, no, la ricettina col prodottino. Io penso che io ho fiducia, voglio essere speranzosa, ho fiducia che non sarà completamente distrutta la letteratura, no? Non ci saranno, perché poi pensiamo per esempio anche alla letteratura nordamericana, dove anche lì, che cos'è l'industria editoriale nordamericana, no? Eppure escono grandi scrittori importanti e scrittrici, no? E lavorano sulla lingua, non danno il prodottino. Spero di aver risposto. Vediamo se ci sono altre domande tra il pubblico. Domande o interventi? Sì, c'è Sabina che vuole parlare, no? Chi? Sabina. Grazie, sì, grazie. Non riuscivo a trovare il pulsante. Un pochino sulla stessa linea volevo andare avanti con le domande per Rossana. Intanto grazie veramente. Come ben sa Clara, io sono una delle tue più fedeli lettrici, ti ho fatto leggere a generazioni di studenti di italiano. Diciamo, andando un po' avanti con la domanda che ti ha fatto Eugenio, parlando in generale, cioè non necessariamente di scrittori italiani, scrittrici e scrittori italiani, ma in generale di quello che si sta producendo adesso, che tu proprio dicevi, ci sono giustamente scrittori che lavorano molto sulla lingua. Che cosa, quali sono i tuoi gli scrittori e le scrittrici contemporanee che ti fanno, insomma, che ti sono sembrati validi, che ci raccomanderesti, che vanno avanti con un po' con questa idea di letteratura, che anche secondo me è quella migliore, ecco, dell'essere anticanonici, dell'avere una forte ricerca linguistica. Sì, ma io sono rimasta ovviamente un po' ai miei miti della gioventù, quindi ovviamente avevo, ho detto, Grace Paley, Céline, sono sempre un po' questi lavori anche così
magari non dichiaratamente, ecco, se voi pensate Grace Paley non è Joyce, non è Virginia Woolf, no? Non c'è questo ribaltamento delle forme narrative così forte, però il suo lavoro sul linguaggio, no? Questo lavorare proprio su quel tipo lì di lingua, che è la lingua di un posto preciso, di migranti, di origine ebrea, russi, no? È veramente la lingua del... unita però alla lingua letteraria, no? Allora questo è, no? Quello che vi dicevo all'inizio, non è solo il parlante, no? Però io vedo, per esempio, in Francia ci sono delle scrittrici della mia generazione, Virginie Despentes, no? Per esempio, fa un discorso molto, molto interessante e molto radicale, di nuovo, sulla lingua. Poi lei ha avuto anche un grandissimo successo, tra l'altro, col primo libro, Besmoi, e con questa, la trilogia di Vernon Subuteux. Però fa un discorso molto radicale, no? Su i personaggi, la lingua, no? Rispetto al francese standard, il francese così. Un altro scrittore, vabbè, anche lui non è più giovane, però vi ricordate Philippe Dujane? Dujan, no? C'era di nuovo tutto sulla lingua parlata, no? Del francese. E poi vabbè, ce ne sono tantissimi, però io veramente mi chiedo se un grande scrittore, una grande scrittrice possono non lavorare sulla lingua. No, è impossibile. No? Beh, ci sono gradi distinti, no? Hai capacità distinte. Non è un'operazione semplice quella di lavorare sulle parole a partire dalla coscienza, la consapevolezza della funzionalità linguistica, semantica delle parole, della loro armonia. Cioè, una cosa è Gadda e un'altra cosa è, non so, un altro autore, no? Anche nell'ambito ispanico, oggi non abbiamo citato troppo la lingua spagnola o l'ambito messicano. Poi sì, vabbè, è un temone questo, no? Però... Beh, certo, certo. Scusa se mi viene in mente, io credo un po' la mia generazione, non solo di scrittori italiani, no? È anche attenta alle forme narrative, perché c'è una ricerca linguistica, però appunto, per esempio, Aldo Nove non è Gadda, no? Cioè, fa delle cose anche molto leggibili e anche godibili dal punto di vista narrativo. Così come appunto dicevo, Virginie Despentes ha fatto addirittura un best seller, la trilogia di Vernon Dubuteux, veramente ha venduto, non so, 1-2 milioni di copie, eppure lei fa un lavoro molto forte sulla lingua francese, no? Quindi forse gli scrittori, un po' le generazioni più giovani, forse perché siamo venuti su anche con queste narrazioni televisive, il cinema, le serie TV, siamo attenti anche alla narrazione, no? Non a far esplodere solamente la lingua e rendere poi anche abbastanza difficile proprio da entrare, no? Per un lettore che non sia uno studioso. Io noto che soprattutto siete, diciamo, questa generazione di scrittori degli anni 90 che ha osato sperimentare, dicevi Aldo Nove, mi viene in mente Culicchia, eccetera. Un po' forse sulla scia di Tondelli, no? Che ci ha lasciato dei capolavori, certo, linguistici, con una varietà di registri enorme che passa da un tono poetico, un registro anche più aulico, allo slang della Bologna degli anni 70, dell'ambiente gay, ai neologismi, le parole, le formulazioni ad hoc che usa, no, in certe parti. Insomma, sicuramente Tondelli ha aperto una strada, no? Sì, certo. A una generazione, e sento, io leggo molti autori contemporanei, sento che quelli più originali sono proprio quelli, siete voi degli anni 90, che avete iniziato a scrivere negli anni 90, poi continuate a scrivere, no? Sì. Però sì, giustamente con un'evoluzione sia stilistica che di temi e di argomenti, magari che con gli anni cambia. Beh, certo. Non scrivere sempre le stesse cose.
Però... beh, non puoi scrivere a 60 anni quello che scrivevi a 25, no? Sarebbe esatto. Tragico. Però effettivamente questa operazione linguistica e stilistica, diciamo, è stata fatta, secondo me, più in quegli anni ed ha avuto un certo impatto, no? Sul... adesso forse gli scrittori seguono un po' più, si lasciano anche incasellare di più nel genere, no? Restano anche un po', se volete, un po' prigionieri di un genere specifico, e non fanno una scelta, diciamo, un po' più originale di saltare da un genere all'altro, però spesso come, cercano di specializzarsi, no? In un determinato genere. Però sì, questa generazione sicuramente ha dato molti risultati e i tuoi libri sono sicuramente da annoverare tra quelli che hanno rotto, no? Il canone linguistico, secondo me. Sono altre domande o altri interventi? Davide aveva alzato la mano, non so se vuole chiedere qualcosa. Davide. Buon pomeriggio a quelli che sono in Messico e la ringrazio, Rosana, per l'intervento, per l'opportunità che ci offre di conoscerla e di conoscere anche la sua opera letteraria. Io prima di tutto vorrei fare le congratulazioni a lei per i premi letterari che ha vinto. Una domanda che io vorrei fare è: come è il rapporto con suo padre che l'ha motivato a scrivere questo romanzo? Ti devo raccontare tutta la mia vita. Allora, mio papà è quello, il pezzo che citava prima, che Edoardo, che scusate, Edoardo o Raffaele o Francisco, scusate, non mi ricordo chi ha letto un pezzo, no? Io credo che ci siano delle cose che influiscono su tutti, ovviamente, sugli scrittori influisce, c'è qualcosa che influisce a darti un paesaggio narrativo, no? Mentale. Allora, quello l'ho anche detto un po' prima, nascere con un certo tipo di padre, così un po' fuori dagli schemi, così libero, per certi versi matto, con questa dipendenza dall'alcol, ovviamente da una parte mi ha causato anche dolori e sofferenze. Dall'altra però è come sempre, io credo, no? Quello che ci fa le ferite, quello che diceva qualcuno, le ferite possono essere feritoie, no? Cioè, quindi le ferite possono essere anche un luogo da cui passa la luce, da cui si aprono anche, no? E io credo che mi ha dato questo, il mio amore per tutte le situazioni che non sono conformi, che non sono incasellate, che non sono per bene, che non sono... quello che a un certo punto, no, poi dicevano la critica nordamericana, diceva tutto quello che non è il maschio bianco eterosessuale, il WASP, no? Tutto quello che esce da quella cosa lì mi interessava e mi stimolava e mi stimola ancora. E da questo, ecco, per esempio, l'amare degli scrittori che sono stati fuori dai canoni, no? Anche non solo nella loro vita, ma nella loro scrittura. Io credo che siano delle possibilità proprio, no? Che la letteratura, l'arte è il luogo dove noi possiamo, ho sempre pensato, possiamo sentire la libertà, no? Visto che in genere siamo un po' costretti, no? Da tutto, dal pensiero, dalla religione, dalla politica, dall'ordine del discorso, no? Siamo tutti un po' avviati in quel senso. La letteratura, tutte le arti, ma la letteratura proprio con la forza del linguaggio ti permette di avvicinarti un po' di più all'autenticità tua e della vita,
ha una connessione un pochino più libera, no, dalla vita. Per questo a un certo punto mi interessava, per esempio, il buddismo zen, quando dice cercare di arrivare nella meditazione a un pensiero non concettuale sulla vita, quindi non emettere concetti, giudizi, opinioni, no? Un rapporto il più diretto possibile, e non è facile, tanto anche mentre dico questo sto formulando un concetto, no? Però questo, io penso che la letteratura e le altre arti ci avvicinano a questi momenti, no? Di connessione autentica, sentiamo. E allora, se ci pensate, alla fine, quando arriveremo alla fine delle nostre vite, io penso che le cose che ci ricorderemo sono queste, i momenti in cui sono stata autenticamente connessa, no? Alla vita e a me stessa. Io credo, poi non so se sono mie idee un po' stravaganti. E allora quindi, non so, mio padre, con tutti poi i suoi limiti umani, lui appunto, per esempio, non ha mai sopportato, mia madre diceva, il guastafeste, no? È vero, era il guastafeste. Non ha mai sopportato, che ne so, la riunione per il matrimonio, i battesimi, la riunione con delle persone che ti possono essere utili a livello lavorativo, ha sempre mandato tutto all'aria. Allora, non è bellissimo questo, non è una cosa che ti fa proprio vivere tranquillamente, però è qualcosa che così istintivamente mi è sempre piaciuto. Non accettare quello che ti dicono che sia la cosa da fare, no? Dicevamo prima, in Italia Dio, patria e famiglia, no? Che alla fine si arriva sempre un po' al fascismo, no? Secondo me, tutte queste cose, Dio, patria, famiglia, tutto. Allora, se sei, non so, se sei omosessuale non vai bene, se sei straniero non vai bene, tutte quelle. E io penso che Renato aveva un lato autenticamente libero e purtroppo anche lui ha sofferto molto, perché una dipendenza come l'alcolismo non è una cosa semplice da gestire. Però io ho preso questa cosa e la ritengo una cosa buona che mi è arrivata da lui. Anche se mia madre non è d'accordo, però non importa. Grazie mille della risposta. Grazie a te. Altre domande, interventi? Io ho una curiosità da chiederti, perché sin dalle prime volte che entravo in una libreria per comprare dei libri, e ovviamente prendevo il libro in mano, leggevo la quarta di copertina, l'incipit del libro, e una terza cosa che facevo, che ancora faccio, annuso, apro il libro e lo annuso. Pensavo di essere molto strano, poi ho scoperto che ci sono altre persone, varie persone che lo fanno, no? Ed è molto importante, legato almeno alla lettura, l'olfatto, no? L'odore della carta, della colla, eccetera. In generale l'olfatto come senso, perché ho una memoria dell'olfatto. A volte sento degli odori, degli aromi, dei profumi che mi ricordano momenti particolari, esatti della mia vita, istanti particolari, sento un odore particolare, mi ricorda un momento della mia vita. E ho notato che in vari dei tuoi testi spesso ci sono riferimenti, o si parla degli odori, degli aromi, dei sapori. Per esempio si parla dell'aroma della salsedine, dell'odore dell'erba tagliata, quando la protagonista di Duro come l'amore incontra per la prima volta il suo amante, sente l'odore che ricorda il padre, no? L'odore di sigarette, di benzina e del giubbotto di pelle. E l'amica, parlando sempre di odori, dice: ma gli uomini sposati hanno un odore migliore rispetto ai single, no? Perché credo che le mogli comunque si occupano di lavare i maglioni e i giubbotti che di solito gli uomini indossano per vari mesi senza lavarli. La domanda è: questa cosa degli odori è casuale o ci tieni particolarmente? E odori e anche sapori, perché poi spesso quando le tue amiche si
ritrovano, si ritrovano sempre intorno, insomma, stanno cucinando, stanno mangiando, e quindi vanno dal tabulè a piatti tipici del sud Italia, e quindi è molto presente sia gli odori... I sensi. Si scrive con i sensi. Vi ricordate, questo è un testo che cito spesso nei miei laboratori, Flannery O'Connor, Nel territorio del diavolo, no? Queste sue lezioni sono tratte da delle conferenze che lei faceva sulla scrittura, e dice questa cosa importantissima: lo scrittore, la scrittrice creano l'universo narrativo coi sensi, no? I personaggi devono sentire le cose, quindi la vista, fammi vedere che cosa c'è quello spazio narrativo, fammi vedere, fammi ascoltare le voci, i suoni, fammi sentire gli odori, i sapori, no? I sensi sono fondamentali, è quello che differenzia la narrativa dalla scrittura, non so, dalla filosofia, no? Dove sono i concetti, dove è il pensiero. La narrativa vive attraverso i sensi, e questo ovviamente anche qui è nato le cose che scrivevo, naturalmente per me andavo verso l'universo sensoriale, e poi soprattutto per spiegare nelle lezioni ai miei allievi e alle allieve, ho provato a studiare dei testi così più teorici, e ho visto che questa è la cosa importante. Infatti, e poi noi amiamo gli scrittori che amiamo per quello che ci fanno sentire, per come ci fanno sentire, no? Un universo. Magari tanti lettori non ci fanno caso, però non li amiamo perché, non so, hanno espresso una grande idea. E quello che ci fanno sentire, no? E poi anche quest'altra cosa di nuovo bella di Deleuze e Guattari, quando dicono il devenir animal dell'écrivain, no? Lo scrittore deve essere un po' animale, cioè va coi sensi. Poi è parola, quindi gli animali non hanno la parola. Però è fondamentale questo. Sì, e un altro senso, l'udito, è molto presente anche nei tuoi lavori, la musica, no? C'è tutto la tua musica, si va da Fred Buscaglione, Glenn Miller, Frank Zappa, i Cure, Clash, Fiona Apple. Abbiamo capito sui sensi che importanza ha la musica nella tua opera. Beh, anche lì un personaggio, sono sempre cose che non è che sto lì a studiare, allora questo personaggio è così, potrebbe ascoltare Fiona Apple, no? È un po' l'ambiente, chiaramente, una donna, un uomo con un certo background ascolta quel tipo di musica, lo so. Per esempio c'era un mio lettore italiano che però vive all'estero, ha fatto una, come si chiama, compilation Spotify, no? Di tutti i testi presenti nel... penultimo romanzo, Così allegre senza nessun motivo, e io ho detto mazza che bella musica questa, poi ho detto, vabbè, l'ho scelta io, e che anche lì è sempre un po', no? Io vado un po' così di intuito, e insomma non il pensare, no? Così decidere a freddo una cosa non mi sembra che poi funzioni tanto, anche perché lo decidi per quale fine lo decidi. Faccio questo personaggio che ascolta questa musica così posso beccare quel tipo di lettore, no? Secondo me non funziona. E poi mi ricordo, per esempio, c'erano alcuni gruppi che io ascoltavo in Francia negli anni 90 che in Italia non erano arrivati, no? Io li mettevo lo stesso, perché c'è quella musica lì che stanno ascoltando quelle italiane che vivono a Parigi. E non importa se magari, no, adesso ovviamente puoi cercare tutto, in 2 minuti hai tutto con la rete. All'inizio degli anni 90 non c'era ancora, no, questa possibilità di, però la mettevo e non importa. È come quando metto, a me piace molto mettere le strade, la topografia, no? Un personaggio non sta camminando così per una strada, sta camminando su Boulevard des Italiens, no? E perché per me è chiaro che deve camminare lì in quel momento, ma magari non tutti conoscono quella strada lì immediatamente, no? A cosa, che tipo di umanità, che tipo di ambiente c'è in quella strada, non importa, chi se la andrà a vedere, chi la conosce, chi la ignora del tutto,
Però è qualcosa, non so, quando io da ragazzina leggevo, per esempio, mettiamo Henry Miller, no? La Parigi di Henry Miller, mica lo sapevo che cos'era veramente Barbès, che cos'era Clichy, no? Però c'è anche qualche cosa un po' magico che passa, no? Nella narrativa. Comunque mi faceva arrivare l'atmosfera di Clichy, per dire, Henry Miller. E quando ho visto Clichy poi davvero, ho detto, ma la conosco già Clichy, perché ho letto Henry Miller. È strano, però è così, succede. Mi è venuta voglia di leggere subito il libro di Rossana Campo. Bene. Gentilmente condiviso, credo, la playlist di cui parlavi. Di... Sì, appunto, è quella playlist. Così, che bello. Che bello, dov'è? Nella chat? Sì. Poi la vado a vedere. Aspetta. Sì, perché appunto in quel romanzo è pieno di riferimenti musicali, no? Sì, sì, e sì. Quello che dicevi rispetto al fatto di mantenere questa ambientazione, appunto anche di romanzi ambientati in altri paesi, è fondamentale, no? È una cosa che anche in traduzione, io che mi occupo di traduzione, c'è tutta una scuola di pensiero, di traduttori che vogliono quello, vogliono allora di tradurre, anche mantenere, non usare sempre le... queste equivalenze culturali, no? Ma cercare di mantenere il più possibile. Mi viene in mente Franca Cavagnoli, che è venuta anche qualche anno fa da un corso in facoltà da noi, no? Io insegno lettere e filosofia come Eugenio, Sabina e altri, e spiegava proprio l'importanza anche nel mondo della traduzione di mantenere certi elementi culturali, questi culturemi famosi che appartengono all'autore o all'ambientazione del romanzo da tradurre, mantenerli il più possibile per far sì che il lettore finale possa poi magari andare ad approfondire, come tu dicevi, la musica, ma anche i piatti, possono essere anche strade, appunto, come dici, le ambientazioni, no? Penso a quanta gente, quanti italiani vengono, per esempio, in Messico e hanno la polvere del Messico di Pino Cacucci e vanno a ricercare i luoghi, no? Certo. Perché vogliono vedere quel Messico che ha visto lui, no? Ecco. È importante, ma anche se non lo vedi poi, anche se non andrai mai in quei posti, sì, comunque hai un'idea, no? C'è qualcosa che ti arriva. Sì, sì, è importante. È importante ed è brutto quando in letteratura mancano tutti questi elementi che ci danno, che danno realtà, no? Al personaggio, alla storia, che creano un ambiente riconoscibile per chi lo vive, chi l'ha vissuto, chi lo vivrà magari in alcun momento, o chi non lo vivrà mai, però attraverso questa letteratura può arrivare a conoscere Parigi, per esempio. Io non sono mai stata a Parigi se non al Charles de Gaulle, no? Però attraverso i tuoi romanzi, come altri romanzi, ci sono stata, almeno so a grandi linee, certo, no? Che cosa c'è, ecco, è importante. Sì, è un'atmosfera poi, no? Poi chiunque prende un biglietto d'aereo e vai a Parigi, ma a noi ci interessa come sente uno scrittore o una scrittrice Parigi, no? Sì. No, sì, sì. Parigi o qualunque altro posto del mondo, ci interessa quel tipo di sensibilità, diciamo questa parola, comunque, quello che sente rispetto a qualcosa, no? Certo. Un'ultima domanda, che in parte hai risposto prima, è cosa stai leggendo e cosa consigli ai nostri studenti e ai nostri lettori? Sto leggendo di tutto, come sempre, cioè qui c'è un po' di roba. Allora, vediamo un po'. Vi prendo proprio le ultime cose che sto... Allora. Ultime cose, lettura o rilettura? Allora, questo è una cosa bizzarra. Dunque, Albertine Sarrazin, L'astragalo, libro culto di Patti Smith. Non so se la conoscete. È un'autrice bizzarra, forse quasi un po' quel... Non è proprio una scrittrice, però ha scritto dei libri molto interessanti. È un po'
il lavoro che fa anche con la lingua francese è molto interessante. Un po' di questi, come si chiamavano in Italia? I narratori selvaggi, vi ricordate negli anni 70, no? C'era anche una collana di Feltrinelli, I narratori selvaggi. Allora, questo è un libro curioso di uno psichiatra genovese, Paolo Milone, L'arte di legare le persone. È Einaudi, vero? Sì, è Einaudi. Molto bello. E anche come scrittura, con dei pezzi quasi di poesia. E 40 anni di psichiatria, spesso... psichiatria d'urgenza, quindi racconta la pazzia, uno di questi temi, la pazzia vera, no? Però raccontate proprio con uno sguardo, di nuovo, questo come uno psichiatra sente la pazzia. È un po' pazzo anche lui, no? Come dicono che devono essere grandi psichiatri. Allora, questo è un altro libro molto, molto interessante. Nathalie Léger, L'abito bianco. Allora, la storia, vi ricordate quest'artista Pippa Bacca, quest'artista che tra l'altro era la nipote di Piero Manzoni, milanese, che è partita per questo performance, non so come la voleva chiamare lei, vestita in abito da sposa, è arrivata fino in Turchia, poi purtroppo è stata ammazzata, stuprata e ammazzata. Voleva attraversare il Medio Oriente, arrivare, credo, anche in Israele, in Palestina, insomma, con questa idea di pace, di portare l'amore alla pace. Purtroppo il viaggio si è interrotto lì in Turchia. E Nathalie Léger, che è una scrittrice francese, più o meno mia coetanea, credo, sì, del 60, è una bella riflessione questa, anche c'è anche poi il rapporto con sua madre, quindi una riflessione anche qui su un aspetto, no, del femminile attraverso l'abito bianco, l'abito da sposa. Allora, ultimo, è da poco uscito in Italia questo, Tove Ditlevsen, Infanzia, è una scrittrice danese che ha fatto una trilogia autobiografica. È uscita la prima parte di questa trilogia ed è veramente bellissima. È un'infanzia anche qui un po' dura, un po' duretta, questa infanzia degli scrittori. Insomma, queste sono le cose ultime che sto leggendo. Adesso, fra un pochino avrei un appuntamento, ma credo che abbiamo quasi finito. Sì. Giusto? No, sì, abbiamo... Sì. Ti ringrazio. Saremmo ancora qui, però e la finiamo. Ti ringrazio tantissimo per i consigli di lettura e per questo incontro. E ringrazio anche Clara Ferri della Libreria Morgana, Raffaele Cesana e Francisco Perez. E ricordo i prossimi appuntamenti, abbiamo già alcune date stabilite. Il prossimo è il 15 giugno con Giorgio Vasta. Il seguente il 22 luglio con Michele Vaccari, il 23 agosto con Loredana Liperini e il 22 settembre con Carlo Lucarelli. Quindi grazie a tutti. Ci aspettiamo. Bene, grazie davvero. Grazie per questa bella chiacchierata. Un abbraccio a tutti. Grazie mille. Ciao Clara, ciao. Grazie ancora. Grazie, ciao. Un abbraccio, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.